poracci, in seguito a un gigantesco leak che ha colpito gli archivi Nintendo, sono emersi tantissimi file e documenti riguardanti titoli storici della grande N. Si parla di interi codici sorgente, di capolavori del passato, versioni beta mai rilasciate prima e tantissime informazioni sulle fasi di sviluppo, tra idee scartate e file sepolti. In questa mole enorme di contenuto rinvenuto c'è anche la soluzione a uno dei più grandi misteri della storia del videogioco, un enigma che ha scatenato la fantasia dei videogiocatori di tutto il mondo per più di 20 anni. Oggi, nel 2020, possiamo finalmente porre fine alle speculazioni dietro a Hell is Real, il criptico messaggio presente in Super Mario 64. Prima di entrare nel dettaglio della faccenda, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Iniziamo! Super Mario 64 è forse uno dei giochi più importanti di sempre, un titolo che sostanzialmente inventò il genere dei platform in tre dimensioni e rimane, tutt'oggi, una vetta ineguagliata di game design. Uscito il 23 giugno del 1996 in Giappone, Super Mario 64 venne riconosciuto immediatamente come un capolavoro senza tempo e ben presto sbarcò anche in Occidente, nel marzo del 1997, dove ottenne una ricezione altrettanto entusiasta. In un'epoca senza internet, dove era molto più difficile reperire informazioni riguardanti i videogiochi e i loro segreti partecipando alle discussioni online, era normale che si creassero dei veri e propri miti intorno ai software di maggior successo, delle leggende che magari partivano da un fondo di verità, ma che poi sfociavano in delle teorie a dir poco strampalate. Mi ricorda ad esempio tutti i rumor intorno alla presenza di Mew nei titoli Pokémon di prima generazione, come far resuscitare Aerith in Final Fantasy VII o il Bigfoot in San Andreas. Spesso tutte queste speculazioni venivano rilanciate dalle riviste di videogiochi, che contribuivano a creare un clima di mistero che oggi sarebbe semplicemente impossibile replicare. Tra tutte queste speculazioni, a regnare sovrana era quella che voleva Luigi, il fratello di Mario, giocabile all'interno di Super Mario 64. Un'assenza inspiegabile, quella della tutina verde all'interno della prima avventura in tre dimensioni dell'idraulico italiano, tanto che i giocatori di tutto il mondo iniziarono a pensare che Luigi, in un modo o nell'altro, fosse ottenibile. A dare definitivamente fuoco alla miccia dei rumor, poi, c'era un criptico elemento lasciato alla luce del sole dagli stessi programmatori. Infatti, nel cortile del castello di Peach era presente una fontana con al centro una statua raffigurante una stella. Sotto di essa una targa con una scritta ovviamente in bassissima definizione. I più razionali ci vedevano inciso, realisticamente, Eternal Star, mentre i sognatori un messaggio in codice da decifrare, Hell is Real 2401. Più audaci vedevano in questa frase la conferma che in un modo o nell'altro Luigi non aspettasse altro di essere scoperto. Bisognava solo capire a cosa si riferisse quel 2401. Ovviamente da questa interpretazione nacquero teorie a dir poco bizzarre, come quella che voleva il numero riferirsi al totale dei gettoni presenti in tutti i mondi del gioco e che fosse necessario collezionarli tutti per sbloccare il fratello minore di Mario. Tra immagini fake, finti cheat code e IGN che mise in palio una ricompensa di $100 per chi fosse riuscito a provarne la presenza, quella di Hell is Real divenne una vera e propria ossessione che non abbandonò mai l'immaginario collettivo, anche ad anni di distanza dall'uscita del gioco. Sebbene Luigi divenne ufficialmente giocabile nel remake per DS, gli appassionati non si arresero mai, continuando a cercare informazioni e conferme per dimostrare che Hell fosse una realtà nel titolo per Nintendo 64. La presenza della stessa targa anche in Ocarina of Time non fece che aumentare le speculazioni su questo easter egg, ma la soluzione era ancora lontana dall'essere trovata. Solo nel 2016 ci fu quella che sembrò la chiusura definitiva del caso, dove in una lettera firmata da un dipendente Nintendo e datata 1998 veniva chiaramente detto che Hell is Real non aveva alcun significato se non quello di alimentare la curiosità dei giocatori. 2 anni dopo però fu rinvenuto uno stralcio di intervista a Miyamoto presente nella prima versione della guida strategica giapponese di Super Mario 64, dove il papà di Mario affermava che inizialmente era prevista una modalità a 2 giocatori con Luigi, che però era stata tagliata nella versione finale del gioco. Ed
ed è solo oggi, nel 2020, che possiamo tirare un sospiro di sollievo. In seguito al leak che ha colpito i server di Nintendo, sono stati rinvenuti tantissimi codici sorgente, tra cui figura anche quello di Super Mario 64. Ci è voluto ben poco prima che gli utenti iniziassero a scavare all'interno di questa miniera d'oro e trovassero finalmente quello che per più di due decenni era stato ritenuto solo un mito. Sepolti tra le linee di codice, infatti, ci sono non solo il modello poligonale di Luigi, ma anche qualche effetto sonoro rimasto inutilizzato nella versione finale. I modder hanno provveduto subito a fare la sostituzione dei modelli dei personaggi e, in men che non si dica, la leggenda è diventata finalmente realtà. Luigi è giocabile in Super Mario 64. Coincidenza più assurda in assoluto è che questa scoperta è venuta a galla esattamente 24 anni e un mese dopo l'uscita in Giappone del gioco, e quel 2401 su cui si è tanto speculato, più che un indizio, è diventato una vera e propria profezia. Insomma, uno dei più grandi misteri del gaming è stato risolto, anche se ci sono voluti 24 anni. Hell is real per davvero, ma questa di sicuro non è la fine della storia. Infatti, la scoperta relativa a Super Mario 64 è solo la punta dell'iceberg di tutto quello che è stato rinvenuto nel recente leak. Aspettiamoci quindi un'estate piena di interessanti scoperte, debunking e conferme, man a mano che i leaker passeranno in esame tutto quello che sono riusciti a recuperare dagli archivi Nintendo. E voi poracci, eravate a conoscenza di questa storia o avete qualche altro mistero a tema videoludico che vi piacerebbe risolvere? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, prima di salutarci, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, P is real, ciao!